Cari amanti di grafica, oggi nuovo appuntamento con Photoshop. Facciamo un bellissimo tutorial su come creare un effetto luce a neon. Quindi prendiamo subito una texture che ho scaricato. Come vedete abbiamo una texture di mattoni. La nostra area di lavoro è di formato Full HD, quindi 1920 pixel per 1080. Quindi ovviamente gli effetti andranno bene per questo tipo di risoluzione. Siamo a 72 dpi. Ok, iniziamo subito a creare un nuovo livello di regolazione bianco e nero. Andiamo sulla quarta iconcina del nostro pannello dei livelli e clicchiamo su bianco e nero. Ok, dopo aver impostato un bianco e nero che ci aggrada, iniziamo subito a creare un nuovo livello di regolazione per abbassare la luminosità dell'immagine. Quindi creiamo un nuovo livello di esposizione. Quindi scendiamo a -1,90, lasciamo inalterato spostamento e correzione gamma andiamo a 0,75. Ovviamente questo dipende pure dall'immagine di partenza, se la vostra texture è già scura non sarà così, dovete avere un risultato di questo tipo. Ok, ritorniamo al nostro livello 1 e creiamo una vignettatura. Quindi andiamo su filtro, correzione obiettivo. Adesso andiamo su personale, dove c'è scritto vignettatura, andiamo su fattore e impostiamo a -100. Confermiamo. Ok, adesso possiamo creare la nostra insegna luminosa, quindi utilizziamo delle forme e utilizziamo del testo. Ok, selezioniamo quindi lo strumento rettangolo arrotondato, clicchiamo qui nella nostra area di lavoro col tasto sinistro del mouse e impostiamo a 1020 pixel per 393. Confermo. Si apre il nostro pannello delle proprietà. Possiamo modificare qui oppure qui e mettiamo una traccia a 7 di colore bianco. Ok, se la vedete grigia è semplicemente perché io ho creato il livello nel punto sbagliato. Quindi prendiamo il mio livello e lo metto al di sopra di tutti e vediamo la nostra traccia bianca. Quindi posizioniamola in una zona centrale, strumento sposta, quindi selezioniamo il livello, tasto CTRL o COMMAND con Mac e seleziono lo sfondo, poi allineo rispetto all'asse orizzontale. Andiamo sempre nello strumento rettangolo arrotondato, teniamo premuto e selezioniamo forma personale. Possiamo creare qui, come vedete, delle forme. Io ho impostato il pappagallo. Se non ce l'avete, andate su questa iconcina e inserite animali. Troverete il pappagallo. Facciamo un click e mettiamo 232x381. Ok. Con lo strumento sposta posizioniamolo in questo punto. Ok. Uniamo i due livelli, quindi abbiamo la forma 1 selezionato che è il nostro pappagallo, tasto CTRL o COMMAND con Mac. Quindi uniamo i livelli, CTRL più E o COMMAND più E. Adesso possiamo creare la nostra scritta. Quindi selezioniamo lo strumento testo. Come vedete già abbiamo qua impostato il font. Facciamo più sottile possibile. Mettiamo fin. Facciamo finta che l'insegna sia di un bar, che lo chiamiamo Eden. Strumento sposta e andiamo a posizionare all'interno. Ok. Cercate nella scelta del font di avere uno spessore simile, proprio per dare una continuità nell'effetto, sia per la scritta che per le forme. Adesso possiamo scrivere pure la parola bar, magari qua piccolina che si illumina pure. Selezioniamo strumento testo e scriviamo bar. Facciamo più piccolo questa volta, facciamo 100. Ok, mettiamo però in light. Perfetto, strumento sposta. Ok, questa sarà l'insegna che dovrà illuminarsi. Quindi iniziamo dalla forma, pappagallo più rettangolo arrotondato. Clicchiamo due volte. E diamo questo effetto neon alla nostra insegna. Iniziamo da smusso ed effetto rilievo. Smusso interno, scalpello leggero, lasciamo qua 100. Direzione su, dimensione 144, attenuazione 7, angolo possiamo lasciare 90 e usa luce globale lasciamo la spunta, altitudine possiamo lasciare a 30, scolore a 50
e moltiplica a 38. Andiamo avanti e creiamo il bagliore interno. Scegliamo colore bianco, sempre il metodo di fusione scolora. Facciamo 64, più tenue, riduci, 101 dimensione, sorgente sempre bordo, contorno lineare, intervallo a 50 e tremolio a 0. Ora creiamo un bagliore esterno, che è quello che dà l'effetto maggiore. Ok, come colore impostiamo un fucsia, quindi clicchiamo sul colore e mettiamo red a 247, green a 13 e blu a 250. Come vedete già si intravede un effetto. Quindi lasciamo un metodo di fusione scolore, opacità 100%, tecnica possiamo lasciare più tenue, estensione a 4 e dimensione a 18. Intervallo lasciamo a 50, contorno lineare e tremolio a 0. Adesso creiamo una serie di ombre esterne. Come vedete io qua ne ho più di una perché ho premuto poi sul pulsante più. Questo mi permette di creare più ombre. Lo stesso lo possiamo fare per altri tipi di stili. Andiamo su ombre esterne e applichiamo lo stesso colore. Opacità mettiamo a 41. Metodo di fusione è importante cambiarlo in colore scherma. Lasciamo l'angolo a 90 gradi con la luce globale, distanza 14, estensione a 20 e dimensione a 155. Sotto possiamo lasciare tutto inalterato. Duplichiamo questa ombra e andiamo a modificare i valori. Lasciamo uguale colore schermo e opacità a 41, distanza mettiamo a 11, estensione a 40 e dimensione a 250. Sotto possiamo lasciare tutto inalterato. Duplichiamo di nuovo questo stile livello. Se l'effetto ci sembra troppo possiamo ridurre un po' l'estensione oppure ridurre l'opacità. Ok, creiamo un altro effetto di ombra e stavolta lasciamo in moltiplica però di nero, opacità anche 40%, una distanza a 35, estensione 60 e dimensione a 29. Ok, confermiamo. Copiamo ora questo stile di livello e andiamo ad applicarlo nella scritta Eden, però cambiando colore e magari qualche livello di intensità. Quindi tasto destro sul mio livello, copia stile livello e andiamo a incollare su Eden. Incolla stile livello. Ok, come vedete l'effetto è un po' troppo e ora andiamo ad apportare le nostre modifiche. Quindi clicchiamo subito sul primo effetto. Andiamo su bagliore esterno e cambiamo colore innanzitutto. Lasciamo i seguenti valori, quelli che avevamo messi precedentemente. Quello che dobbiamo modificare sicuramente come intensità saranno le ombre esterne. Quindi andiamo sul primo, impostiamo sempre a verde, possiamo andare su quello di sopra, cliccare di nuovo sul colore, copiare il codice colore, tasto destro del mouse copia, ritornare a ombra esterna, cliccare sul colore e incollare tasto destro, confermo. Scendiamo l'opacità a 30%, lasciamo l'angolo uguale, cambiamo l'estensione a 14 e la dimensione a 237. Ok, andiamo su questo, modifichiamo anche qui il colore, incolliamo nuovamente, dimensione 128, estensione 28 e distanza lasciamo a 11. Andiamo sull'altro, cambiamo di nuovo il colore. Lasciamo tutto uguale tranne estensione a 40, dimensione a 32, vedete questo notevolmente cambierà il mio effetto, guardate. Ok, fine, andiamo sull'ultimo stile, modifichiamo l'opacità a 45, la distanza a 23, estensione 60, dimensione 29. Ok, possiamo confermare e come vedete già l'effetto è abbastanza interessante. Ora applichiamo l'effetto pure alla scritta bar, quindi andiamo sulla mia insegna, livello forma 1, tasto destro, copia stile livello e incolliamolo alla scritta bar.
Come vedete, anche qui è troppo. Per fare le modifiche questa volta è molto più semplice, basterà nascondere questo effetto e poi in ordine questi altri tre effetti. Come vedete adesso si adegua alla forma del rettangolo. Ma se vogliamo creare un filtro che dia un colore in più all'immagine, per esempio possiamo creare una sfumatura. Questa sfumatura la dobbiamo inserire nel mezzo tra i due livelli. Quindi ci mettiamo nel livello bianco e nero, andiamo sempre sulla quarta iconcina e andiamo a selezionare sfumatura. Ok, scegliamo una sfumatura. Io ho creato questa di qua, radiale, scala a 122 e poi lasciamo tutto uguale. Clicchiamo sulla sfumatura, così vi faccio vedere un pochettino. Abbiamo il primo colore bianco, secondo colore posizionato al 60%, di colore 10 di red, 0 di green e blu a 178, e poi l'ultimo blu messo nell'ultima posizione a 100, red a 3, green a 0 e blu a 51. Ok, questa è la sfumatura che ho creato. Ovviamente potete fare di testa vostra per scegliere una sfumatura che più vi aggrada. Ok, posso confermare. Ok, adesso impostiamo come metodo di diffusione sovrapponi e opacità a 40%. Se vi piacciono questi tutorial, seguite la mia pagina, oppure iscrivetevi al canale YouTube o al canale Telegram e seguite il mio blog. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!